Oggi una haul strabiliante con un bellissimo regalo anche per voi. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, un video un po' insolito per il canale, una haul di materiale creativo che mi è stato inviato da due siti, Il Mondo Artista e Resin Pro. Adesso vi faccio vedere, sono tutti materiali molto molto particolari che necessitano di una presentazione, per questo ho voluto fare questa mini haul che precede una serie di video dedicati a tutti i prodotti che adesso vi sto per mostrare. Sono dei prodotti molto particolari, molto di nicchia, molto molto belli. Allora, cominciamo subito con Mondo Artista. Cos'è Mondo Artista? Mondo Artista è un e-shop dedicato al mondo dell'arte e della creatività a 360 gradi, ma anche a 390, anche a 400, 500, 800 gradi, diciamo così scherzosamente, lo so che sto dicendo bagianate, però quello che vi voglio dire è che è un negozio, uno store online in cui, come dice la parola stessa, mondo artista, è racchiuso tutto il mondo degli artisti, ogni genere di materiali per belle arti che voi desiderate là dentro lo trovate, e vi posso assicurare che ci sono prodotti non di nicchia ma molto molto di più. Ho trovato cose bellissime che, se avrò occasione, mi farò vedere in futuri video, specialmente per la tecnica dell'incisione, c'è tutto, per le tecniche più nobili dell'arte, ma anche per quelle più easy e più alla portata di tutti. Insomma, è un negozio molto ben fatto, molto semplice da andare a scoprire nei suoi meandri più reconditi, e soprattutto con uno staff molto disponibile. Le spedizioni sono veloci e ben curate, i prodotti arrivano sigillati uno per uno, molto ben impacchettati ed imballati, la spedizione è tranquilla e sicura, lo staff, ve l'ho detto, è disponibile, e le spedizioni sono anche molto molto veloci. Il primo prodotto che mi è stato inviato da Mondo Artista è questo vasetto qua, l'Art Graph di Viarco Portugal. È una fabbrica portoghese de lapis, come dice il fondo del barattolo, quindi una fabbrica portoghese di matite, materiali da disegno. È bellissimo quello che è custodito qua dentro, in questo elegante barattolo in ceramica con tappo naturale in sughero, su cui è stampato numero 1 Artgraph. Si apre, foglietto illustrativo, e all'interno c'è una cosa magica per i disegnatori. Voilà, questa è una plastilina di grafite e dentro c'è la pasta di grafite. Cos'è una pasta di grafite? Una specie di plastilina, quindi una specie di pasta modellabile, che invece è tutta totalmente scrivente a grafite. Ve la faccio vedere in blocco. Guardate, tutta questa è grafite che potete malleare, guardate com'è sporca, potete malleare a vostro piacimento, modellare e quindi tracciare il segno che più desiderate. Adesso la state vedendo in sovraimpressione da me usata, ne potete staccare un pezzo, lavorarla, riscaldarla con le dita, quindi dare la forma che più desiderate e passarla sul foglio di carta. Io credo che questa per disegnatori sia un materiale di nuova frontiera. A parte il fatto, è bellissimo stringere tra le dita sto popò di grafite, è una cosa che a me dà grande soddisfazione, proprio tattile direi, e anche olfattiva. E poi non ha un grande odore particolare, però è un odore molto molto caratteristico. E poi prendere la pasta, modellarla e passarla sul foglio un po' a pezzi, un po' a tratti, è un qualcosa che solletica molto la mia fantasia, quindi molto presto la vedremo utilizzata sul canale. Intanto smetto di toccarla, se no sporco tutto e soprattutto non posso continuare il video. Non vedo l'ora di farvela vedere all'opera, ditemi se vi va di vedere le varie applicazioni di questa pasta morbida in grafite e vedremo cosa ne uscirà fuori. Veramente un prodotto innovativo, io non l'avevo mai vista prima. Se la usate, se già sapete cos'è, ditemelo, e ditemelo in cosa vi riesce meglio ad operarla.
Altro prodotto, ed è anche il prodotto che ho pensato di regalare anche a voi, è questo qua. Siete pronti? Ta-da! Il famoso famigerato Liquitex Professional Puring Medium. Allora, il medium ideale per la fluid painting, per la pittura, la puring painting, la nuova tecnica che si è affacciata da poco, tre video di arte per te. Questo Liquitex nella mia città ho faticato veramente tantissimo a trovarlo, ce l'ha forse soltanto un rivenditore, mentre qui il sito è pieno di tutte le varianti di questo materiale fantastico. È un medium che può essere usato per diluire colori acrilici, è un medium che fluidifica senza far perdere l'intensità al colore e lo useremo insieme non solo nella fluid painting, che è una delle applicazioni di questo materiale, ma anche in diversificati video dove vi farò vedere, proprio vi recensirò esattamente le potenzialità del prodotto in tutte le sue sfaccettature. Di questo ce n'è uno in palio anche per voi. Come fare? Essere iscritti a tutti i miei canali, Ombretta, due cuori, una K, e possibilmente anche su Instagram. E quindi sì, alzo il tiro ragazzi, no scherzo, ma venitemi a trovare su Instagram, vi aspetto sempre. Lasciate uno o più commenti qua sotto, in questa data li sorteggerò, poi voi mi manderete il vostro recapito, io poi lo girerò al sito Mondo Artista e loro vi invieranno il prodotto. Non sarò io ad inviarvelo, ma loro stessi. È un portento di materiale, e questo vi dico, i materiali di nicchia, cioè guardate che materiali hanno in questo e-store, cose difficilissime da trovare e di un'ottima resa. E poi sono molto 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 curiosa di provare questo big blocco, un blocco davvero enorme con 30 fogli acid free e 180 grammi di spessore. Quando voi mi chiedete, Ombretta, io non trovo mai il semiruvido, ecco, tutti questi blocchi da disegno così sono tutti un po' semiruvidi, non sono lisci patinati, non sono ruvidi con i buchi, ma sono dei semiruvidi, hanno un'accoglienza globale di quelle che sono le materie da disegno. Questo è un blocco per esempio che io individuo tra i semiruvidi, sono curiosa di provarlo con voi. Quando comprate la carta state sempre attenti che sia acid free, così non virano neanche i colori. Bene! Questo per quanto concerne Mondo Artista, questo mondo stupendo che ho scoperto e che saccheggerò molto presto in prima persona. E ovviamente vi lascio qui sotto tutti i link di riferimento. Adesso passiamo al nostro già amato e conosciuto Resin Pro, che mi ha inviato dei nuovi prodotti. Primo tra tutti arriva lui. Cos'è? È un tipo diverso di resina ed è resina trasparente per lavori artistici. In pratica, vi ricordate la fluid painting che ho fatto con la resina? Bene, questa è proprio quella adatta a questi lavori, e quindi mi hanno mandato, penso sull'onda di quei video, anche questa da provare. La proveremo insieme, vediamo se darà dei risultati molto più diluiti e molto più marmorizzati. Sono curiosissima di provarla. La resina di Resin Pro io l'ho trovata fantastica, non solo è trasparente ed è bellissima, ma non fa le maledette bollicine. Diciamo che tutte le bollicine vengono a galla e si schiudono, e quindi il prodotto poi viene molto ben rifinito e lucido all'aspetto, quindi mi piace veramente tantissimo, le ho già provate e ve lo posso già dire. Poi mi hanno mandato la resina trasparente con componente A e componente B per voi, questa ve la metterò in palio in un futuro video che faremo quando userò la resina, la metto da parte perché in questo video voglio fare l'altro giveaway, e quindi questa ve le spedisco io, quindi posso farle anche con più calma. Questa già la conosciamo, l'abbiamo già usata, e vi allego qui dove c'è la I col pallino il video in cui abbiamo usato questo tipo di resina ottima. La cosa fantastica che mi ha lasciato con la mascella caduta di questa spedizione è custodito in queste due scatoline che vado ad aprire. Oh! Allora, qui ci sono i pigmenti per artisti da mescere, da mescolare alle resine. Qua ci sono i pigmenti fluo, che già sono meravigliosi.
meravigliosi, dei colori spaziali, ragazzi. Poi le boccettine sono deliziose, ma i colori sono spaziali. Guardate questo blu, guardate questo verde. Ci sono dei colori anche meno neon, ma comunque sempre bellissimi, ma sono neon comunque, appartengono alla linea neon, che sono stupendi. Quindi se cercate pigmenti sottili che si solubilizzino in resina, vi lascio qua sotto nell'info box gli indirizzi di Resin Pro. E poi i pigmenti che, quando proprio ho visto, ho detto no, questi li devo usare tutti, i pigmenti metallici Sahara, tutti a base di mica ultra riflettenti. Guardate questo dorato, questa prugna, questo bellissimo beige, tutti perlatissimi, questo rame, il blu, stupendi, il verde, meravigliosi. Sono dei, guardate l'azzurro turchese, bellissimi, il verde salvia, petrolio, cos'è? Sono stupendi, si chiamano Sahara, appartengono alla linea Sahara, e c'è il bianco perla, insomma dei pigmenti meravigliosi con cui creeremo le prossime fluid painting con questa resina. Quindi state pronti, perché le proveremo insieme, faremo delle cose spero bellissime. Non so se fluo o se metallico, ditemelo voi cosa preferite, lasciatemelo scritto qua sotto. Bene, questa è la mia haul creativa, questa è anche la vostra possibilità, grazie al Mondo Artista, di ricevere una confezione di Liquitex. Io ringrazio sia Mondo Artista che Resin Pro. Mondo Artista lo ringrazio anche per avermi fatto trovare uno spazio pieno di materiali creativi di difficilissima reperibilità. Quindi vi lascio i riferimenti di Mondo Artista qua giù nell'info box, così come vi lascio i riferimenti di Resin Pro qua giù nell'info box. Vi devo dire una cosa: quando accettai la prima collaborazione con Resin Pro ero molto dubbiosa, perché vedevo Resin Pro molto dilagante nel web, quindi pensavo fosse un'azienda che avesse molto bisogno di pubblicità. Quando poi ho provato, non senza remore, sono rimasta favorevolmente colpita da questa resina, perché è una resina veramente, veramente superiore, non avrebbe bisogno di nessuna pubblicità per la qualità del prodotto. È un prodotto senza dubbio eccezionale, è un prodotto che io ho usato anche in maniera molto spessa e non ha fatto bolle intermedie, tutta l'aria è salita in superficie ed è scoppiata prima della solidificazione. È una resina molto semplice da usare anche per i neofiti, quindi Resin Pro è un altro marchio di eccellenza che entra a far parte della famiglia Arte per Te, come Mondo Artista è un e-shop che Arte per Te da oggi consiglia. Ricordatevi sempre che io su Arte per Te, vista la grandezza del canale, visto il costo dei prodotti di Belle Arti, Arte per Te è un canale che porta in video solamente quelle che io reputo eccellenze nel settore, quello che può esservi utile. Questi video non dovete prenderli come video spinta all'acquisto, ma bensì video utility, dei video promemoria che servono ad avere dei punti di riferimento affidabili se un domani doveste aver bisogno di un qualunque materiale. Ricordatevi che io porto in video solamente ciò che reputo veramente importante. Di recente ho avuto comprova di quello che ho detto. Qualcuno di voi durante il corso mi disegna si lamentava di una carta che io non avevo, di cui io non avevo mai parlato. Ho detto: ma se io non ne ho mai parlato, ci sarà un motivo, è una carta famosa, io non ne ho mai parlato, c'è un motivo, no? E allora capite bene che io non parlo male delle aziende che non mi piacciono, perché è sempre un qualcosa di soggettivo, ma sicuramente spendo parole per le aziende che effettivamente mi piacciono, perché ricordatevi che io da queste aziende non ho preso una lira per parlare dei loro prodotti, ho semplicemente preso il materiale per provarlo insieme a voi. Bene, detto ciò, in bocca al lupo ai partecipanti a questo sorteggino. Lasciate tanti commenti che poi estrarrò in data che vedete in sovraimpressione. Tutti i riferimenti dei prodotti qua sotto. Vi aspetto sempre sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, ma soprattutto vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!